io me ne andrò, perché mi sento, perché mi sento di cantare nelle città senza calore, tra i tetti grigi ed il cemento, e porterò con me la canta dell'uomo semplice e felice, e porterò la poesia di questa santa terra mia. Partire vuol dir morire, morire con la voglia di cantare, cantare per chi ha perduto ormai la fede, per chi non ha più tempo di sognare. E porterò con me la canta dell'uomo semplice e felice, e porterò la poesia di questa santa terra mia. Partire vuol dir morire, morire con la voglia di cantare, cantare per chi ha perduto ormai la fede, per chi non ha più tempo di sognare. Partire la canta, molto significativa questa canzone, sì. Dà sempre un po' di emozione, anche se è passato del tempo, è sempre di attualità in un certo senso. Sì, sì, è una canzone molto richiesta, ecco. Richiestissima ancora. Infatti a me voi la fate sempre, spesso. Sì. Vengono da me a chiederla, io penso lo chiederanno anche a Raul naturalmente, sì. Ma quando andiamo là verso Lucca, in quelle zone là, vogliono la canta, vogliono queste canzoni qui. È molto famosa. Romagna mia, la mia gente. Ecco, io vorrei parlare invece di quello che stai facendo in questo periodo. Adesso in questo periodo stiamo lavorando molto bene, quindi stiamo preparando i pezzi, facciamo gli arrangiamenti per fare le incisioni nuove. Sì. Adesso sono usciti diversi compact, perché sono usciti, io ho visto ad esempio nella la Cetra, la Ricordi, ha messo fuori due compact di Raul, il secondo in copertina, e c'è di dietro ci sono le mie canzoni incise, sì. Ci sono queste cose qui, poi c'è uscito adesso il compact dove c'è Non dire mai, un'altra canzone che ho scritto io, e poi ce n'è un altro, La ballata del CB. Sì. E poi sta uscendo il compact che ho fatto per la canzone che ho fatto là per la casa discografica di Zucchero. Infatti ne abbiamo anche già parlato, però l'abbiamo così, sì, ricordato. Prossima la incide Viviana, oh, ecco. E abbiamo già avuto i pezzi. Quanto manca? Quanto mancherà? Ancora dobbiamo, stiamo preparando per fare l'incide. So che voi dei tempi proprio di pausa non li avete proprio. Dicembre 18 serate, 18 serate sono molte. Quindi le feste le fate poi il prossimo anno a questo punto. Ritorniamo ai video, dopo la canta un valzer. Un valzer viennese precisamente, e questo ce lo fa ascoltare una nuova entrata, Antonello Guerra, che suona tastiere e fisarmonica, un ragazzo molto in gamba.
vai. Antonello Guerra. Questo valzer porta in un'atmosfera quasi da favola ogni volta, è sempre molto molto bello. Questo è un pezzo che piace molto in Toscana, ne stiamo parlando. Un po'. Sulle rive del Danubio sarebbe, ecco. Questo. Non sulle onde, sulle rive del Danubio. Sì, ecco, un po' di confusione immagino che si faccia sempre, perché poi si riconosce immediatamente la musica e si comincia a ballare, eccetera. Ritornando al discorso della Toscana, che per me è interessante perché sembra strano che ormai alle soglie del 2000, tanto per essere chiari, ci siano ancora delle zone di ombra in certe regioni per quanto riguarda la musica. E sembra strano che non siano nati certi folclori quasi... Ma non hanno un folklore, penso, i toscani. Sì, infatti io non ne sono al corrente perlomeno, sì, conosco alcune canzoni, eccetera. I soliti sistemi, i salterelli, sì. Che anche loro festeggiavano nelle aie, senz'altro. Sì.
però il proprio folklore vero io non ne so che ci sì, sia. Una vera tradizione. Una come tradizione, in Romagna. Ci possono essere magari degli sbandieratori, noi vediamo naturalmente anche nelle dove fanno il Palio di Siena, no? Sì, sì, sono gli sbandieratori che sono anche molto bravi, però il come musica loro sono ancora attaccati ai successi americani del prima della guerra, subito del dopoguerra. Quando vanno a ballare Fostrò, sì, degli Sfinghettini, brani di Cole Porter, ecco, degli Slov, proprio Slov all'americana, vogliono sentire suonare in quel ecco modo. E le serate che farete voi saranno quindi molto impegnative rispetto a quelle che fate in altre regioni? Certo, perché siamo entrati in un sistema nuovo e lì tocca cantare a Viviana, canta molta roba lenta. Quindi altre brani serate di da ricordare. Tenco, bellissimi, proprio. Guarda, no, sto facendo delle cose belle. Cantiamo tutti e due, cioè, sì, questo è vero. C'è posto per tutte e due, tra l'altro adesso abbiamo fatto cantare anche un altro elemento all'occorrenza, sì. Salvatore, chitarrista, e parecchi brani tipo anni 60, certo, così, sì, proprio anche per dare diciamo una sonorità diversa, perché altrimenti sono sempre le nostre due voci che si alternano. Che sono molto belle comunque, quindi sì. Riccardone, il bassista, sì, è molto molto bravo con la chitarra e farà dei brani adesso per quelle zone là, poi anche qui con la chitarra vaiana di Sante, sì, John. Sì. Ecco, io penso che sia positivo sentire più voci, certo, di canto. Bellissimo, eccetera, la gente, ecco, guarda qui, guarda là. Rimane anche meno monotono. C'è una cosa molto molto simpatica e senz'altro. Perfetto, adesso abbiamo Lula. Cosa possiamo aggiungere? È una polca a me molto simpatica. È stata, sì, la prima incisione, la prima polca che abbiamo fatto con l'orchestra. Sì. Ed è una bella incisione, questa è anche incisa. E naturalmente adesso ve la facciamo sentire. Ve la proponiamo, Lula. Casacci. E dopo Lula, visto che abbiamo anche